Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, oggi vi porto in spa, ma più che altro vi porto a vedere che cosa si nasconde dietro a un percorso spa e quindi quello che fa in generale l'operatore prima di farvi stare bene nel vostro percorso e quindi accogliervi nella spa. Spa Lange Cherasco e siamo all'uscita o entrata, dipende, del casello autostradale Permalene. All'interno dell'hotel B&B, la spa in questo caso è sotterranea, quindi scendiamo a meno 1. Siete pronti? Venite e apriamo il tutto. Eccoci qui. Abbiamo varcato l'ingresso. Bene, come vedete, questa è l'accoglienza. Prima cosa. Allora, accendo subito le lucine. Boh, andiamo a cambiarci e poi vediamo un po' tutta la procedura da fare. Bene, sono cambiata. Allora, la prima cosa è controllo sempre che siano accesi tutti i riscaldamenti. Questa è la candle room, ok? Il riscaldamento c'è. E accesso questa candle room è una delle due stanze dove si va a fare il relax. Candle, candele, le candele però le accendiamo solo poco prima che arrivino praticamente i clienti. E qui insomma si viene dopo aver fatto la sauna, quindi per rilassarsi. Ma vi spiegherò anche perché. Oggi vi do proprio anche due o tre chicche di come fare il percorso nel modo ottimale. Adesso andiamo a controllare i bagni. Bagno delle donne. Porto già avanti quel lavoro, questi poi li mettiamo in un sacco che vanno in lavanderia. Non va bene, bisogna sempre spegnere a fine giornata. Non si può dire bip, perché bisogna fare attenzione a queste cose. Bene, allora, questa roba qua la portiamo di là. Andiamo dagli uomini. Qui. Dove serviamo delle tisane, facciamo dei piccoli massaggi alla cervicale e li accogliamo normalmente, insomma, tutto spento con solamente tavoli e sedie illuminate. Qua c'è la zona palestra perché siete in un albergo, chi è in hotel ha la possibilità di scendere e fare comunque palestra. Queste sono tutte cose da lavare, disinfettare, questa la buttiamo, queste vengono lasciate a metà strada. Lì controllo macchina del ghiaccio che dovrebbe essere accesa, sì, qui
con il ghiaccio, ecco, guardate, questo ghiaccio ci serve per fare i vari rituali nella sauna, e quindi la lasciamo accesa, già accesa da ieri. Adesso andiamo nella parte più bella, che è la zona benessere, quella proprio di relax. Qui potete vedere le cabine dove andiamo a fare di solito i massaggi, massaggio di coppia, la cabina si può chiudere, diventano due cabine singole e noi vi accogliamo così con questi infrarossi. Poi se avete freddo possiamo accendere ancora il pannello lassù che è riscaldante, ma vi assicuro che già con gli infrarossi e la cabina comunque calda va già bene così, insomma, è perfetta così. Quindi andiamo a zona benessere. Intanto questa è una delle novità che abbiamo messo da poco, abbiamo fatto il Ignite, questo percorso, non mi viene la parola percorso, dove si vanno a stimolare praticamente le piante dei piedi, che vi dirò, sotto alcuni punti a me fa venire solletico, tipo qua sotto mi fa tutta una sensazione strana nel corpo. Quella che mi piace di più forse è il legno, la corteccia, anche questo, se devo essere sincera. Invece la gratta mi fa venire una sensazione strana che mi pervade tutto un formicolio lungo tutto il corpo. Va bene, questa invece è effettivamente è la zona benessere, dove qui abbiamo la nostra area dedicata all'idromassaggio, che è un idromassaggio che può occupare fino a 6 persone. Adesso poi andiamo a pulire. Adesso mettiamo in controlavaggio per pulire la vasca, quindi massaggio c'è anche le lucine, quindi siete avvolti anche dalle luci che cambiano, quindi anche un po' come cromoterapia, le bolle, e qui rimanete proprio nella parte relax e magari, se siete bravi, vi viene servito anche un bicchierino di prosecco. Va bene, devo finire con la vasca, vengo. Quindi andiamo a fare il lavaggio. Ok. Ok. Riacciniamo. In questo modo andiamo a pulire la vasca e pulire il filtro. Poi qua bisogna anche pulire con una spinetta. Questa invece è l'acqua del pozzo, dove si va a fare lo stemperamento, anche questo è da cambiare, da lavare, quindi andiamo ad aprire, mano a mano appunto si svuoterà, puliremo e poi richiuderemo il tappo e automaticamente si riempirà di nuovo di acqua fredda. Fredda perché, poi ve lo spiego, sarà la parte che viene fatta come stemperamento dopo aver fatto la sauna, dopo aver fatto. Poi qui abbiamo l'armadio dove mettiamo delle erbe, delle essenze, in questo caso abbiamo della lavanda che dà, una volta acceso con sotto c'è praticamente un bollitore con dell'acqua calda, una volta accesa l'acqua calda, il vapore va su questa grata dove ci sono in questo caso le essenze, ovvero la lavanda, e manda in giro per la spa la profumazione desiderata. Allora, qui abbiamo le docce che vengono utilizzate anche per gli stemperamenti. Abbiamo un bellissimo secchio dove vi mettete dentro e tirando semplicemente questa cordicella, voi siete sotto. E arriva della bella acqua fredda. E poi, insomma, qui abbiamo il bagno turco che adesso è spento, ma andremo poi ad accenderlo, dove anche qui vi mettiamo insomma delle luci colorate e poi andiamo a fare due rituali.
lo scrub e il savonage, ma non vi dico niente di più perché voi in teoria dovreste venire qui per provare questo percorso ritualizzato con 10 rituali, ok? Il bagno turco, ma sempre nell'area benessere, abbiamo la famosa sauna. Questa sauna a 38 gradi, come vedete, insomma, a 3 livelli, dove anche all'interno della sauna andiamo a fare dei rituali, come l'afgus. Vi faccio vedere accesa, va, che è un po' più carina. Poi vi spiego due cose. Quindi, l'accendo qua dietro, accendo le luci. Questa è un'altra seconda area dedicata al relax, dove insomma ci si può fermare anche a prendere un piccolo aperitivo, oppure si fanno sia dei trattamenti, ma anche ci si può tranquillamente sdraiare sul lettino e le lampade a infrarossi praticamente vanno a scaldare il nostro corpo e a rilassarci. Allora, ho acceso le luci, guardate che carina che è la sauna, ok? Dicevo, la vediamo in duplice veste, una è quella della sauna nordica finlandese, la classica sauna insomma che avete fatto, che fate, e poi invece si vede sotto un'altra veste che è la bagna russa, quindi è sempre una sauna russa, ma in Russia la chiamano la bagna russa. E qui all'interno facciamo anche dei rituali, e cerchiamo di trasportarvi un po' in Russia e scoprire i profumi, ma anche i rituali che i russi fanno all'interno delle loro bagne. Uno tra tutti, ma curiosità molto bella, molto interessante, è che uno dei rituali vi porta un po' a chiedersi come mai in Russia, quando fanno appunto la bagna, all'interno della bagna si sente questo profumo di focacceria, di panetteria. Ecco, noi vi facciamo provare questo mondo, questa immersione, e però poi insomma facciamo sempre la fatidica domanda: ma voi sapete perché e come si ottiene insomma questa profumazione? Vabbè, facciamo così, se voi la sapete, se mi date la risposta, vi omaggio, cioè il primo che risponde logicamente, omaggio un ingresso spa qui alla Langhe Cherasco, scontato del 50%, quindi un 2 per 1. Venite in 2, paga 1, ok? Va bene? Dai, aspetto di sapere se sapete come in qualche modo si ricrea questo profumo della panetteria e della focacceria. Dopodiché il nostro percorso termina qui, ovvero all'interno di quello che è la biosauna, quindi una sauna più tranquilla anche come temperatura, ma è una stanza che ha un duplice effetto, perché abbiamo la stanza del sale, quindi il sale rosa dell'Himalaya, e poi abbiamo la parte di infrarossi qui per la schiena e qui sotto per i polpacci. Ecco che stando qua, finendo il percorso in questa biosauna che ha una temperatura insomma più bassa, sui 45 gradi, si va a chiudere il percorso, ci si rilassa ancora un attimino, si ha ancora il beneficio sia della parte respiratoria che della parte praticamente lombare dei polpacci, e si va a chiudere con quello che è il nostro bagno sonoro di campane, con le campane tibetane. E qui veramente vi lasciate avvolgere da questo suono, chiudendo gli occhi, respirando profondamente e pensando al percorso che avete fatto, un percorso che dura circa 3 ore, ma noi vi coccoliamo dall'inizio alla fine. Allora, se vi è piaciuto questo giro, quello che insomma l'operatore normalmente fa prima che inizi la sua giornata, il suo percorso, vi invito a venirci a trovare, ma soprattutto, in ultimo, vi dico che per venire a fare un percorso spa avete bisogno di... Ta-da! Per fare il percorso spa avete bisogno di ciabattine! Thank you.
un telo grosso tipo telo mare, dove vi avvolgerete all'interno per il vostro percorso, e poi consigliamo sempre un accappatoio da tenere asciutto per quando andrete nelle aree relax, ok? Quando andrete nelle aree relax per la doccia finale, quindi sarà qualcosa di asciutto che potrete mettervi e asciugarvi al meglio. Queste sono le tre cose che noi consigliamo, o meglio la regola per il percorso. Mi starete dicendo, ma il costume lo prendo o non lo prendo? Allora, se volete fare la sauna come veri saunisti, come la vera sauna alla tedesca, quindi come fanno in Germania, come fanno in Trentino, come fanno comunque al nord, beh, il costume è sconsigliato. Basta avvolgersi nel telo ed è tutto a posto, anche perché insomma andiamo a creare benessere e non malessere al nostro corpo quando entriamo in una zona calda come la sauna. Ok? Queste sono le, diciamo così, quello che vi serve per fare il percorso, ma nel caso doveste andare in una sauna, in una spa e farvi il vostro percorso, sappiate che ci sono sempre, c'è sempre una regola da rispettare, fondamentale per il vostro benessere, per non essere appesantiti e la sera non avere male alle gambe. Fare la parte calda, che quindi può essere la sauna, la parte fredda, quindi noi diciamo sempre lo stemperamento, fatto come avete visto sotto una doccia con un secchio di acqua fredda, con della neve, con del ghiaccio, camminando all'aperto, tuffandosi in un laghetto gelato o semplicemente immergendosi in una vasca con dell'acqua del pozzo, e poi un 10 minuti, un quarto d'ora di relax, facendo sempre il giro in questo modo, caldo, freddo e rilassamento, voi avrete ottenuto il vostro benessere quotidiano con un percorso in spa come deve essere fatto. Vi aspetto, rispondetemi, che il primo che risponderà alla domanda avrà in omaggio un 2x1, cioè un ingresso qui alla Spa Langhi Cherasco, dove verrete in due e pagherà uno solo. Ciao, spero di esservi stata utile per il vostro percorso benessere. Alla prossima. Anzi, visto che ho ancora un po' di tempo, prendo il mio asciugamano, vado a farmi una bella saunetta prima di iniziare. Thank you.